E ciao ragazzi, ed eccoci qui finalmente con un nuovo video. Mamma mia, veramente un periodo pieno di problemi, veramente non me ne va neanche una giusta. Oggi ha deciso di rompersi pure il microfono con le cuffie che di solito utilizzavo. Però meno male, ho il microfono da ben 1 euro che mi salva le chiappe. Comunque oggi non sono qui a lamentarmi, ma sono qui a presentarvi un free to play davvero molto carino. Si chiama League of Angels. So che la beta è uscita a fine 2013. Il gioco purtroppo è ancora in inglese, ma suppongo che al più presto sarà fatto anche in italiano. Comunque, adesso mostro per chi magari non è molto esperto di pagine di internet, mostro come registrarsi a questo gioco e successivamente giocarci. Ok, dobbiamo andare giù in basso. Questa qua, se ve lo state chiedendo, è la pagina ufficiale del gioco, vi lascerò il link in descrizione. Per registrarci, ovviamente dovremmo andare qui dove c'è scritto register. A me si è buggato, non si sa perché, comunque fa nulla. Allora, dove c'è scritto username, dovremmo mettere un nome che vogliamo dare al nostro account. Io ad esempio lo chiamo, come cacchio lo chiamo? Non lo so, lo chiamo rompi tar Tacule, che in italiano vuol dire rompiballe. Comunque, sotto dove c'è scritto email, ovviamente dovremmo mettere la nostra email. Allora, crew93@gmail.com. Ok. Comunque, una volta che abbiamo messo la nostra email, ci toccherà mettere la password. Ok, adesso la scrivo, non ve la dico ovviamente. Comunque, do un consiglio: quando mettete la password, cercate sempre di mettere almeno una lettera maiuscola e almeno due numeri, almeno la password non può essere indovinata tanto facilmente. Comunque, dopo aver messo tutti i dati, cliccheremo su Play Now. Sperando che a me va. Illegal nickname. Ok, non posso mettere rompi tartacule. E allora cosa metto? Metto. Non so neanche più parlare. Metto. Allora, mettiamo gaggo. Gaggon, tanto sto account qua lo brucio, cioè lo cancello. Ok, aspettiamo un paio di secondi. Ok, una volta messi tutti i dati, finalmente si avvierà il gioco. Ok, aspettiamo il piccolissimo caricamento. Già finito, ecco qui il tutorial. Non so perché, ma mi ricorda un po' Assassin's Creed questo qui, Hero. Lascerò un paio di secondi il dialogo per chi se lo volesse leggere. Ok. È partito ufficialmente. No, scherzavo, solo per dire che era partito ufficialmente il tutorial, invece scherzavo. Comunque guardate che bella fanciulla, disegni davvero ben fatti. Ok, forse per me salterei tutto il dialogo, ma magari a qualcuno interessa. Ok, clicchiamo su Nocturne. Andiamo sopra, giusto, è vero. Andiamo qua. Speriamo che la mia connessione non mi abbandona. Ok, Dark Guardian. Sì, va bene. Bellissimo questo dialogo, un altro caricamento. Sono caricamenti veramente veloci, poi vabbè, ultimamente ho pure problemi di internet, ecco qua, guardate qua che bellissimo. Come rovinare un bel gioco. Ok. Oh, si è caricato proprio alla fine. Comunque questa qua era una nave. Notturna, sì. Ok, vittoria. Ok, sto qua è veramente un tutorial facilissimo, non dobbiamo praticamente fare niente. Non ho mai capito cos'è sta roba qua, cos'è un'anima, non lo so. Comunque andiamo giù e smettila di laggare. Cazzarola di connessione da 4 soldi. Ok, dobbiamo prendere questo coso qua, una pietra. E arriva il boss del tutorial. Ok. Anche lei è veramente una bella donna, ben disegnata. Un altro caricamento. Purtroppo questo gioco qui ha molti caricamenti, ma meno male sono rapidi. Ok. Dai, ce la puoi fare connessione. Oh, stavolta però ho caricato lo scenario velocemente. Ok. No, ma non posso perdere. Ok, il dialogo. Ecco qua, adesso arriverà Notturna che mi aiuterà. Guardate qua che figata. E il boss è morto. Ho preso pure 50 monete. Vittoria. Bene bene.
Ok. Lei sarà il nostro, credo, angelo, una cosa così, e ci accompagnerà per tutta l'avventura. Ok. Ed eccoci arrivati alla creazione del nostro personaggio. Potremmo fare un guerriero maschio, oppure una guerriera femmina, o un mago maschio, o una maga femmina. Allora, noi facciamo un bel maschione, eccolo qui. Allora, bel maschione per dire, non pensate male. Comunque, diamogli un nome, proviamo un po' a chiamarlo Rompi Tartacule. Oppure di nuovo illegale questo nome. Ah no, va bene come nome, ok. Un altro caricamento, ma non ci dovrebbe mettere una vita, almeno spero. Dai. Comunque la musichetta in sottofondo è carina, non è nulla di che, però. Orecchiabile, dai. Ok, il mio personaggio ha deciso di cambiare sesso. E di cambiare nome. Non scherzo, questo qui è il PG di mia sorella. Cosa vuol dire PG? Vuol dire personaggio. Comunque, perché ho deciso di prendere il personaggio di mia sorella? Perché è molto più avanti, molto più forte ed è molto più figo. Comunque, vi mostro proprio due cose. Poi, se volete un tutorial su questo gioco dove vi spiego cosa vogliono dire tutte queste icone, tutta questa roba, fatemelo sapere nei commenti. Adesso vi faccio proprio vedere le basi. Ok. Guild, cos'è Guild? Sarebbe la gilda. Mount, cos'è Mount? Qui potremmo avere un nostro cavallo personale, che è questo qui. Che è questo qui il cavallo. Il cavallo ci darà dei bonus al nostro personaggio, ad esempio più attacco, più difesa, più vita, più attacco magico, difesa magica e agilità. Andiamo avanti. L'icona party, potremmo fare un party con altri nostri amici. Poche parole, potremmo fare dungeon, missioni assieme. Cos'è Astral? In Astral si aprirà questa pagina dove ci sarà un astro. Gli astri si sbloccano salendo di livello. Ad esempio, se io salissi di livello 30, avrei questo astro. L'astro dà sempre dei bonus aggiuntivi al nostro PG. Invece Forge sarebbe il fabbro. Qui potremmo potenziare i nostri equipaggiamenti. Potremmo montare le gemme, potremmo creare equipaggiamenti. Gli equipaggiamenti si creano avendo dei materiali. Ad esempio, per creare questa spada dovremmo avere 10 Pearless Sword Print e 10 Beast Pelt e così via. Comunque, invece, l'icona Char sarebbe il nostro zaino. Nel nostro zaino ci sono tutte le cose che abbiamo droppato, cioè che abbiamo trovato, gli equipaggiamenti, le gemme, le parti che ci servono per creare un'arma. E in più avremo i nostri alleati, che sono questi qua. Ad esempio, mia sorella c'ha la sirena a livello 28, il guerriero a livello 28 e questa qui a livello sempre 28. Anche loro hanno il loro equipaggiamento ed è potenziabile. Invece qui in basso avremo le nostre statistiche, l'attacco, la difesa, la vita, l'attacco magico, difesa magico e l'agilità. Lo zaino è proprio una cosa semplicissima, mi sa che tutti ci arrivano. In Angel troveremo il nostro angelo, che sarebbe diciamo l'icona di questo gioco, visto che si chiama League of Legends. Adesso, ad esempio, mia sorella ha l'angelo notturna. Facendo salire di livello l'angelo, anche lui ci dà dei bonus. E l'angelo, come avete potuto vedere nel tutorial, ci aiuterà a vincere, a combattere. Poi qua ci sono gli altri angeli, come potete notare. Veramente tutti disegni bellissimi. Per ognuno c'è bisogno che abbiamo tipo il livello 30 del nostro personaggio. E altri requisiti. Per sbloccare ogni angelo ci servono dei determinati requisiti. Comunque vi faccio vedere un'altra cosa carina che sarebbe Clash of Might. Qui potremo sfidare altri PG creati da persone umane, così potremo vedere se uno ha potenziato bene il personaggio, l'ha fatto salire bene di livello oppure l'ha fatto da schifo. Ad esempio, io sfido Giuvia. Così vi faccio anche vedere un combattimento contro un altro PG. Ok, se internet vuole ce la possiamo fare. Vediamo come va a finire il combattimento. Dai, spero di vincere. Ah, mi ha già one-shotato guerriero, non è possibile. Vai. Ok,
Ovviamente potremmo anche skippare combattimenti, ci verrà subito scritto se avremmo vinto oppure perso. Ok. Vai. E vai. Nemico principale distrutto, il PG distrutto. Cazzarola. Ah, mio angelo attacca, bravo angelo. Anche l'angelo del nemico attacca. Bastard. Aia, ho paura. Però vabbè, il suo guerriero non mi toglie molto. Mi toglie di più la sirena dell'altro. Dai. E vai, e vai. Vediamo un po'. Ho abbassato la difesa al guerriero. Sì, dai, convinto. Il suo angelo attacca di nuovo. No. Dai, attacca pure il mio. Dimmi che vinco. E vai, ho vinto. Vittoria. Ho avuto 700 di esperienza e più 10.050 di qualcos'altro. Comunque, usciamo da qui. Invece in arena potremo sfidare in tempo reale altri giocatori, perché non me l'ho detto, ma in Clash of Might sfideremo il PG di un altro giocatore, ma sarà controllato dall'intelligenza artificiale del gioco. Invece un altro posto bello è il Team Dungeon. Qui potremo fare dei dungeon assieme a altre persone viventi, ed è una cosa molto carina, sempre se si riesce a comunicare, visto che sono molti inglesi. E se uno non capisce l'inglese, non lo sa scrivere, diventerà un po' difficilino. Comunque, dai, non voglio fare gameplay più lungo di così. Se volete più informazioni, come ho detto prima, fatemelo sapere nei commenti e vi farò un tutorial approfondito su questo gioco. E oppure se volete soltanto dei gameplay di dungeon o di altre cose, fatemelo sapere e vi farò il gameplay. Diversamente consiglio a tutti di giocare a League of Angels. Non bisogna scaricare nulla, bisogna soltanto avere un browser, cioè sarebbe Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera o qualunque altro browser avete. Se vi state chiedendo funziona la tablet, non lo so, credo di no, perché usa il Flash Player. Comunque, diversamente, dai, spero che il mio video vi sia piaciuto e diversamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!